al Teatro Totò Mehsena Pasha a Nottata, ancora da passare, con la regia di Gaetano Liguori. Teatro Totò va in scena il musical evento Pasha a Nottata, ancora da passare, opera in prosa e musica di Peppe Lanzetta, per raccontare una Napoli speciale, una Napoli con mille sfaccettature, e ne parliamo con il cantautore Federico Salvatore. Che è anche, diciamo, l'autore delle musiche, perché no, mi faceva piacere che condividiamo questo palco per la seconda volta dopo il debutto dell'anno scorso con grande diciamo inaspettato successo all'Acusteo. Quest'anno ridebuttiamo al Totò con questo Pasha a Nottata, ancora da passare, che questo sottotitolo pure è mio, perché c'è un grande riferimento anche al grande Edoardo. E questo incontro con Peppe Lanzetta, che è stato voluto da, devo dire, un uomo che ha avuto questa idea, che si chiama Gaetano Liguori, regista, ideatore di questo spettacolo, che ha messo insieme oltre due talenti come Federico Salvatore e Peppe Lanzetta, ma una bella compagnia, e vorrei citarli tutti: da Caterina De Santis, Davide Ferri, Enzo Romano nella veste di Pascià, i giovanissimi, figlio mio, Massimo Masiello e Francesca Marini, e tantissimi altri attori, ballerini, diretti da Ettore Squillace, Ciccio Merolla e Rosario Minervini. Artisti quindi di taratura nazionale, davvero molto bravi, ma tanta è la collaborazione e la fratellanza tra di voi. Forse il successo di questo spettacolo, al di là del testo, al di là delle musiche, delle canzoni, è questa voglia di mettersi in gioco. Almeno io parlo da parte mia, che sono un artista individuale, un cantautore che ha sempre lavorato alla tipologia di teatro canzone. Davvero meraviglioso, ovviamente, la chiusa appunto del musical con un richiamo a Edoardo. Non poteva mancare, anche perché questo lavoro abbraccia tre generazioni: la generazione degli scugnizi del dopoguerra, la mia generazione, che ha perso, come avrebbe detto il grande Gaber, e la nuova generazione, che mette proprio in risalto la differenza tra gli scugnizi del 43 e, tra virgolette, gli scugnizi di oggi. Al Teatro Totò Mehsena Pasha a Nottata, ancora da passare, opere in prosa e musica di Peppe Lanzetta. E siamo qui appunto proprio con lui, Peppe Lanzetta, per raccontarci una Napoli particolare, con mille sfumature e talvolta anche disillusa. Sono molto contento di essere ancora una volta in Anteprima TV, eventi. Niente, la cosa bella è ritrovarsi in un camerino teatrale a parlare di un progetto che un anno e mezzo fa ha debuttato al Teatro Augusteo. È passato un anno e mezzo in cui sono accadute parecchie cose, e anche a livello privato, personale, diciamo. Però artisticamente la compagnia si è ritrovata con lo spirito di un anno e mezzo fa. E la cosa bella è capire che questo è uno spettacolo che ha una forza e è un vigore straordinari, e affronta i temi scuri della città in maniera ironica, grottesca, sorprendente, amara, come è giusto che sia quando si parla di una città come Napoli, cantata in tutte le salse e in modi magnifici da straordinari
autori. Sicuramente quindi unico il sodalizio con Federico Salvatore. Siete un po' come due anime, con due parti diverse, una parte letteraria e una parte appunto musicale. Come creano un connubio queste due cose? Ma naturalmente, perché è già tutto scritto, nel senso che voglio dire, anche se ci siamo trovati appunto un anno e mezzo fa, è come se io e Federico già ci conoscessimo da sempre, perché entrambi abbiamo questo sguardo ironico e cupo sulle tematiche del mondo, nello specifico su Napoli, però lui attraverso la sua satira di canzone e io attraverso la mia scrittura, credo che abbiamo contribuito anche ad alleggerire un po' delle cose e a rafforzarle su alcuni punti, perché Napoli non è solo macchietta, cabaret di bassa lega, Napoli è tutt'altro. E quindi ognuno fa la sua parte. Io sono molto contento di questo spettacolo. Ringrazio il regista Liguori che ha fatto veramente un lavoro certosino. Ecco. Intanto questo spettacolo che io definisco da attrice ma anche da spettatrice è uno spettacolo completo, meraviglioso, che ci dona emozioni a tutto tondo. Dal sociale alla morale, alla famiglia, all'energia, alla vitalità che c'è in questo spettacolo, ma soprattutto all'amore profuso in primis da una grande produzione che è quella del Teatro Totò, da un regista che ha dato il suo cuore, la sua mente e l'anima, e si vede in tutto lo spettacolo e alla bravura degli interpreti. Pascià emoziona, diverte, tocca tutte le corde dell'anima. Tanti artisti di taratura nazionale, variegate, tra cui appunto abbiamo Davide Ferri. Sì, il mio ruolo insieme a Caterina è un po' quello che alleggerisce la parte brillante e comica, però comunque ha un risvolto sociale, perché la nostra famiglia rappresenta un altro dei temi presenti nella nostra vita, ovvero chi ha difficoltà e quasi in povertà, però pur di apparire, quindi questo consumismo sfrenato, cerca di avere un tenore di vita superiore alle possibilità e quindi pregiudica tante tante cose. E andiamo ora dal direttore artistico Gaetano Liguori di Pascià, annotata ancora da passare, per parlare appunto di una Napoli con mille sfaccettature. Sai, Pascià per me nasce tanto tempo fa, nel 62, da proprio piccolissimo, ebbi il piacere di fare la comparsa nelle quattro giornate di Nanni Loi che girò a Napoli nel 62, e mi è rimasto questo ricordo indelebile nella mente. Qualche anno fa mi sono posto una domanda, ma perché quegli scugnizi che nel 43, perché sai che Napoli è l'unica città a livello europeo ad essere stata liberata dai nazisti, dagli scugnizi, dai ragazzi. Dico, come mai quei ragazzi che liberarono la città tanti anni fa adesso sono diventati dei delinquenti, dei criminali, vedi Comorra? Perché poi lo Comorra rappresenta dal punto di vista solo delinquenziale quella che è la nostra malavita. E allora, posta la domanda, chi poteva insieme a me rispondere a questa domanda se non Peppe Lanzetta? E quindi con Peppe abbiamo discusso e abbiamo messo giù delle idee con tantissime cartelle bellissime di tutti gli argomenti che Lanzetta ha scritto negli anni per quanto riguarda la nostra città, insieme a due giovanissimi autori cresciuti qua con me, che mi sono cresciuto in teatro, come Edoardo Guadagno e Rosario Minervini, viene fuori Pascià. E andiamo avanti con un altro grande attore all'interno di Pascià, annotata ancora da passare, Enzo Romano. Il Deus Machina del Teatro Totò, nella persona del nostro regista, direttore artistico Gaetano Liguori, ha fatto un'analisi completa dello spettacolo. Io vi posso dire solo questo: ringrazio Caterina De Santis, ringrazio Davide Ferri, il regista in particolar modo, Gaetano Liguori, per avermi dato l'opportunità e la possibilità di fare questo spettacolo dove lo sento mio veramente, la mia parte la sento veramente. E quindi voi, molti di voi si chiederanno perché Pascià, se venite a teatro sapete perché io mi chiamo Pascià. Parlavamo appunto di sentire, quindi sentire emozioni, e sicuramente ad emozionare anche ovviamente a rendere unico lo spettacolo la parte musicale con live, rap e percussioni di Ciccio Merolla.
Ma certo, io guarda, faccio di tutto per rovinare le scene dove loro recitano con una serie di effetti, di atmosfere, di ritmi, in qualche modo cerco di dare la pulsazione, no? A Napoli c'è sempre il sottofondo di qualcosa, non si può mai stare tranquillo, non si possono mai fare due chiacchiere tranquillamente, che basta aprire un balcone, si sente una radio da fuori, un ritmo, persone che parlano, e io cerco di creare questo tipo di atmosfera, e come cerco di richiamare una funzione e un personaggio che ho sempre ammirato, che è la funzione del rumorista. Quindi portare il rumorista in teatro, creare un, quasi come se fosse un film, un cinema, in una scena così bella, è per me un'occasione unica e credo che non l'abbia mai fatto nessuno. Io di questo devo ringraziare Gaetano e ovviamente devo chiedere scusa agli attori proprio per il fastidio che gli do continuamente mentre loro recitano. Abbiamo già presentato ampiamente la compagnia, Federico Salvatore, Peppe Lanzetta, ma volevo ricordare anche Francesca Marini, Massimo Masiello, Marco Palmieri, Giusy Freccia, aiutatemi, Edoardo Guadagno, Rosario Miravi, Ciro Petrone, Nunzio Coppola, Anna Maria Toffanelli, sono tantissimi. Ricordiamo le scene stupende di Tonino di Ronza, ricordiamo i costumi di Maria Grazia Nicotra, ma soprattutto le bellissime coreografie del mio amico maestro Ettore Squillace, che con il gruppo di ballo della Work Dance ha veramente dato l'anima a questo spettacolo. Ma non sapete tanto bene qual è, non sapete no, eppure si trova giù, te dovete partire là su dei capimondi e frate Piscinuzza. E magari non si passa. Cosa c'è di dire a chi sti cani? Cosa c'è con un Dio? Salva a Padova. E dopo che speranza, ha c'è venuta la dignità. Non ce l'avevo ritmo, sì. Non t'avevo la ducca nemmeno pulita. Invece t'hanno fatto carne e macchina. E ora come faccio si fascia? Senta Nillo riavolo come sopra il mondo. Senta notte come cammino per conto. Da non capisci stai soltanto così. Come raccontare quanti una denaro. Tu me l'avevi detto che essere nato bene. Ma io ci volevo credere. E dopo te così. Sono mala ci capite. E ora come faccio? Fiamma non va più ce ne incarna. Ma sento fritta di tuo fuoco. Ma sento una creatura. E sanno qua. Allocca forte. Non riesci a sbagliare. Biagio Izzo, direttore artistico per il secondo anno al Teatro Cilea. Stamattina si presenta il nuovo cartellone per la stagione teatrale 2016-2017. Cosa ci attende, Biagio? grazie a Dio, cominciamo a dire che volevo già ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me. È stato un primo anno straordinario, abbiamo iniziato, siamo come un bambino che comincia a crescere, poi dovrà imparare a camminare, a parlare. Embrionale. Esatto, e dovrà crescere, ce l'auguriamo tutti. La novità di quest'anno è che mi sembrava giusto, perché visto che l'abbonato è l'anima del teatro e senza di loro il teatro non può esistere, perché purtroppo noi siamo dei privati e quindi ci sosteniamo da soli, ho dato la possibilità agli abbonati di darci delle indicazioni.
televisione, perché un direttore artistico ha il dovere di accontentare gli abbonati. Ho avuto diverse richieste, questa cosa ha funzionato, ho fatto un'indagine di mercato e io nel mio piccolo, con le possibilità di questo teatro, abbiamo cercato di accontentare un po' tutti, quindi ci saranno tante novità, senza mai distoglierci dalla mia linea, che è quella di commedia brillante, divertente, comica, perché per me il teatro deve essere divertimento, deve essere spensieratezza, deve essere un modo per cercare di, non dico di risolvere, ma di per un attimo staccarsi un po' dalla vita, dalla routine, dalla vita, dai problemi, tutto quello che ci circonda, e tutti sappiamo di cosa stiamo parlando. Quindi speriamo in questo secondo anno, che sarà quello fatale, perché mi sono dato 3 anni, con la speranza che l'anno prossimo saremo qui a dire: beh, andiamo avanti tutti insieme felici e contenti. Biagio, un'altra novità è la scuola di recitazione che ci sarà. Assolutamente sì, è già quest'anno è partita, abbiamo sondato, abbiamo visto come se poteva funzionare, perché ti ripeto, è sempre un fatto embrionale, è sempre una sperimentazione. Abbiamo visto che abbiamo avuto ottimi risultati, per cui è ancora più forte quest'anno. Vogliamo creare delle contaminazioni fra i ragazzi, tra i maestri, i professori, che sono Allocca, Corrado e Bruno Tramice, e adesso si è aggiunta anche Gabriella, una ragazza straordinaria che ci darà una grande mano, quindi diventerà una vera e propria accademia dello spettacolo. Quindi il palcoscenico del Teatro Cilea si aprirà in che giorno, Biagio? Dunque, il 27 di ottobre noi iniziamo con un artista napoletano che voglio molto bene, che è Federico Salvatore, e poi andremo avanti. In bocca al lupo. Crepi il lupo, ne abbiamo bisogno. E ad aprire questa nuova stagione teatrale una grande responsabilità, caro Federico Salvatore. È vero, avete letto già il titolo? Sono apparso a San Gennaro. Perché? Perché San Gennaro toglie e San Gennaro dà. Adesso parliamo seriamente. Per quanto riguarda il sottoscritto, dopo aver scritto Se io fossi San Gennaro, diciamo che ho perso in popolarità, ma ho guadagnato in notorietà. Nel senso che mi hanno tolto la televisione, ma mi è stato dato il teatro. In teatro ti devono venire a vedere, perché non mi stancherò mai di dirlo, sei bravissimo. Però questa volta, ecco, l'idea di questa apparizione a San Gennaro è che ho rivestito di teatro i miei successi televisivi, quindi è un progetto per il passato. E per la prima volta, diciamo, Federico Salvatore in scena con dei valenti, sono coadiuvato da valenti artisti napoletani che hanno dato la loro disponibilità, parlo di Lello Giulivo, di Antonella Morea, parlo di Salvatore Misticone, Mario Brancaccio, che è anche il coautore della parte, diciamo, prosa dello spettacolo, e la regia, che porta una firma importante, quella di Bruno Garofalo, con il quale ho già avuto la soddisfazione e l'onore di lavorare in 900 napoletani. Quindi l'appuntamento per i nostri amici a casa e per il Teatro Cilea è per il, un attimo che non lo so nemmeno io, il 27, dal 27-10 qui al Teatro Cilea. Io apro e speriamo di non chiudere. Però speriamo di vederci anche quest'estate prima. Sicuramente, sicuramente. Grazie. In bocca al lupo, Federico. Crepi. Presentato all'IC3 di Caivano il libro dello scrittore e attore Angelo Iannelli, Io nella terra dei fuochi, e il cortometraggio Pulcinella supereroe è tra di noi. Martina, Pulcinella, ma ti racconto com'era bella. Una volta ci stava l'acqua pulita, i contadini cantavano solo in mezzo ai campagne, e ci stavano i rani, e ci stavano i volpi, e cantavano la uccella, e mo si sporca, senza coscienza, occulta la munnezza, a sporca, la inguina, e poi la gente muore. Ma perché? E invece no, Martina, e invece no, noi sai che facciamo? O vuoi sapere? Perché io ho già salvato la città. Poi, insieme a tutto quanto sta bella scuola, l'istituto di Caivano, noi apurizzammo. E la facciamo diventare più bella ancora. Ci siamo, giù? Sì! E pulizziamo sta città! Oh.
Stamattina con lo scrittore e attore Angelo Iannelli un doppio appuntamento qui a Cavano all'IC3 di Parco Verde. L'appuntamento con il libro e con un cortometraggio molto interessante, Angelo. Sì, l'argomento principale è l'ambiente. Siamo nel cuore della Terra dei Fuochi, una zona particolare, questa qua di Cavano, e ci teneva sia la scuola e io personalmente a creare qualcosa di forte su questo territorio, un sano messaggio, una speranza che parte dalla scuola, che parte dai bambini. I bambini in questa giornata sono i protagonisti di questo messaggio, insieme a Pulcinella, supereroe per una giornata. E, abbiamo creato una sinergia con questo bellissimo istituto, l'IC3 di Cavano, e ringrazio anche tutto il corpo docenti che mi sono stati vicini, quindi posso soltanto dire grazie. L'argomento è la legalità, è l'ambiente, e Pulcinella non può fare il sordo, non può essere praticamente cieco davanti a queste problematiche. Abbiamo creato una sinergia così forte per dire basta a questa tragedia che ormai tutti i giorni porta soltanto la morte. Noi con questi angeli che sono questi studenti abbiamo creato un video stupendo che veramente emozioni nelle emozioni, dove Pulcinella si erge da protagonista in questo messaggio d'amore, perché noi tutti uniti possiamo dire ancora la nostra su questo territorio, perché i bambini devono giocare, i bambini devono studiare, non possono finire avvelenati, e quindi ben vengono questi grandi eventi. Io ci sono sempre, sia col Pulcinella, sia come attore, come scrittore, io come persona semplice, ma soprattutto perché ho un passato dietro di umili contadini che sono stati miei, e voglio far sì che, come una volta c'era l'aria pulita, si sentivano il canto degli uccelli, gli odori della campagna di un tempo, il mio è più un omaggio alla campagna di un tempo, ma soprattutto un Pulcinella che come Superman vuole liberare questo territorio dal maligno, dalla camorra, da coloro che trattano male questa terra martoriata, avvelenata, perché alla fine questa terra è come la nostra mamma, va accarezzata, va presa, va baciata, e quindi è giusto che la scuola dona un sano messaggio di vita e di speranza. Hai ragione, Angelo, i tuoi obiettivi sono importanti come i tuoi progetti, però farli capire ed apprezzare da bambini così piccoli, perché sono bambini così piccoli in questa scuola di Cavano, è ancora più difficile, ma magari con il gioco, con Pulcinella, attraendoli diventa tutto più semplice, e tu in questo sei bravissimo. Io ti ringrazio, vedrai che i bambini hanno fatto proprio un progetto importante, ci sono alcuni che addirittura sono entrati in maschera e dopo tolgono la maschera per dire che siamo con Pulcinella, quindi c'è stato un lavoro didattico pedagogico importante da parte di tutto l'istituto, ma soprattutto ho notato una cosa, che i bambini amano Pulcinella più di qualsiasi cartone animato, e quindi viva Napoli, viva la città di Cavano e viva tutti coloro che si adoperano per la legalità, per la pace, ma soprattutto per la speranza su questo territorio che è sempre stato la Campania Felix. E per l'ambiente. Grazie Angelo e buon lavoro. Ringrazio tutti voi di Eventi in Anteprima, Mario Barone e te Lorenza, che siete persone fantastiche e sempre vicine alle problematiche sociali, culturali e umani. E noi vi salutiamo dal Teatro Totò. Per seguire la puntata potete farlo su anteprimatv.com. E venite a teatro e venite a vedere il teatro, perché abbiamo bisogno del teatro, un po' meno la televisione, quella non fa bene, insomma. Spegniamola. Cioè, non in questo momento, però. Non in questo momento. In altri momenti. Esatto, in altri momenti. Un bacio a tutti.